ormai è archiviata la partita con il Trapani, c'è subito da pensare alla sfida contro il Cittadella. Sì, già ieri dopo la partita abbiamo iniziato di pensare della prossima, che è la più importante come sempre, contro un avversario che ha bisogno di punti come noi. E oggi abbiamo fatto recuperare ragazzi che hanno giocato e altri hanno lavorato un poco, e vediamo domani come recuperano. Fino alla partita abbiamo ancora 2 giorni per decidere dopo come giochiamo e con chi giochiamo. Datkovic pienamente recuperato, non ci saranno Giannetti, Bakic, Della Scuevas e Luna. Sì, e Ciuria, 5 che rimangono fuori, che stanno facendo già qualcuna cosa di più. Pensiamo per Brescia poter a mettere in gruppo qualcuno di loro, e il resto sta a disposizione. Siamo 23 che andiamo a Cittadella e tutti sono pronti per giocare. Ecco mister, il Cittadella aveva cominciato bene questo girone di ritorno, poi nelle ultime 5 3 sconfitte, 2 pareggi, però è riuscita a vincere anche a Livorno, quindi una squadra che sia in casa che fuori casa ha un rendimento costante. Già abbiamo avuto abbastanza problemi contro di loro in casa, dove abbiamo pareggiato. È una squadra che sa lo che lottare contro non retrocedere, sono abituati, e questa è la forza di questa squadra. Sicuramente avremo un ambiente molto caldo a Cittadella e sappiamo della difficoltà della partita, però noi siamo cresciuti nelle ultime 2 partite e pensiamo solamente al nostro lavoro. Ecco, mister Foscarini ormai è da tantissimi anni a Cittadella, ha dato la sua impronta a questa squadra, che può contare su giovani interessanti ma anche valori aggiunti come Sgrigna, Coralli davanti, grande esperienza. Sì, è un misto di esperienza e gioventù, e come hai detto è un allenatore che ha fatto un grandissimo lavoro con Cittadella tanti anni e lo sta facendo adesso. E sappiamo della difficoltà di quel campo, che tutti hanno avuto problemi di vincere là, l'ultimo Vicenza che ha vinto nell'ultimo minuto di un rigore, e per quello sarà una partita complicatissima, però come dico sempre noi siamo in un buon momento, animicamente, anche fisicamente, moralmente, mentalmente, come volete, e intenteremo vincere la partita come sempre. Zoran Krvzic è praticamente il 18° giocatore da andare a segno di questa squadra, è testimonianza di tante soluzioni là davanti. Sì, mi manca qualcuno, mi manca Milos, mi manca Madonna, mi manca Bianchetti, sono alcuni che non hanno segnato. Questo dice tutto della forza di questa squadra, di questo gruppo, un gruppo forte, un gruppo unito, un gruppo dove ognuno può giocare, dove ognuno può e deve essere pronto per giocare. Nelle ultime giornate abbiamo visto un 4-4-2 che si trasforma in 4-2-3-1 a seconda delle situazioni di gioco. Possiamo vedere una riconferma per questo? Ma sì, penso che questo sistema di gioco ha dato alla squadra una stabilità. Penso che abbiamo giocato buone partite con questo sistema, contro tutti i sistemi, e penso che alle ragazze le va bene questo sistema di gioco, perché come dico sempre l'atteggiamento è che conta, e aspetto di tenere che la squadra dimostra lo stesso atteggiamento come la ultima. Grazie.